questo era il video che abbiamo preparato come sunto di immagini, alcune, soltanto alcune delle immagini che penso abbiate visto tutti quanti. Bene, una piccola riflessione e poi continuiamo con la serata. Quella che vedete è una delle poche case che a Onna si è salvata, una casa che è stata costruita con criteri e seguendo le norme antisismiche, e vabbè, il resto della storia lo conoscete. Quindi se Gianni vuole approvinquarsi qui a fianco a me per leggerci questo pensiero, grazie. La catastrofe del terremoto ci ha messo davanti ad una tragedia umana e sociale davvero inspiegabile. Davanti a delle case crollate su se stesse, all'inizio si rimane esterrefatti, senza parole. Il dolore però dei propri cari, dei propri concittadini e dello stesso popolo italiano suscita anche alcune domande, domande che riguardano l'uomo e la natura, o ancora meglio la natura dell'uomo. Ci si interroga su come è possibile che ci siano persone così prive di coscienza da permettere la progettazione e la costruzione di edifici non a norma di legge, edifici adibiti a fare da case studenti, da ospedali, da scuole o più semplicemente da abitazioni private, da case semplicemente. Questo non è né il momento né il luogo delle polemiche e delle recriminazioni. Purtroppo non si può tornare indietro ed il valore umano è ciò di più inestimabile che ci sia nell'universo probabilmente. Le case si potranno riparare, si potranno ricostruire, purtroppo le vite umane che abbiamo perso ce le porteremo dietro nella nostra memoria. Quanto stiamo facendo questa sera è importantissimo e vi ringraziamo ancora una volta per ciò che state facendo e che state donando. Allo stesso tempo vi faccio una esortazione che serve innanzitutto a tirarvi fuori tutto ciò che di buono e di onesto c'è in voi. Siate vigili, siate partecipi della vita pubblica. Ci sono molte case che sono state fatte secondo norme antisismiche e questo ne è l'esempio. E c'è una casa studente che è rimasta in piedi, che è stata inutilizzata da 2 anni, è rimasta in piedi e rimane lì, non si sa perché. Una casa studenti, l'altra è crollata ed è stata costruita 5 anni fa, 10 anni fa. E allora c'è una brutta purtroppo considerazione da fare ed è questa qui. È brutto dire che il terremoto sia servito a qualcosa, ma è ancora più brutto se questo terremoto non è servito a niente. Speriamo che chi di dovere vigili sul rispetto delle regole, che noi stessi ci impegniamo nel non violare le leggi, perché imbrogliando non facciamo altro che danneggiare e truffare noi stessi e le prossime future generazioni. Grazie a tutti. Grazie Gianni, grazie per questo suo pensiero. E spero che divenga anche il nostro. Bene, proseguiamo con un gruppo che penso tutti conoscerete molto, ma molto bene.